Un contributo per sostenere le nuove attività in centro storico. Arriva un nuovo provvedimento del Comune per incentivare l'imprenditorialità e valorizzare allo stesso tempo il centro cittadino. 80.000 euro la cifra stanziata per l'iniziativa, che verrà suddivisa tra i beneficiari per un importo massimo di 8.000 euro per progetto, attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica. L'erogazione non può superare in ogni caso il 60% del costo complessivo del progetto. Nel documento pubblicato all'Albo Pretorio, oltre alla tipologia di attività interessate, si fa riferimento anche alla direttiva dell'amministrazione comunale del 25 dicembre a supporto degli operatori economici, in relazione anche a ogni utile iniziativa per la ripresa economica al fine di contenere gli effetti nefasti della pandemia in corso, si legge, e nell'ambito del progetto di riqualificazione del centro storico intende incentivare l'apertura di attività commerciali, artigianali, culturali e di somministrazione alimenti e bevande al fine preferibilmente dello svolgimento di attività di diretta utilità per turisti e visitatori della città. Si punterà così soprattutto sulle nuove aperture, non in sostituzione di altri eventuali punti attivi nel territorio comunale, ma anche sulle attività gestite da donne o da compagini in prevalenza femminili e quelle impegnate nella valorizzazione della zona attraverso iniziative promozionali congiunte. Le attività dovranno essere aperte nella zona territoriale omogenea A del PRG, il piano regolatore generale, con preferenza per quelle in Corso Umberto, Corso Vittorio Emanuele, Viale Conte Testa Secca, Via Consultore Benintende e Via Palermo. Questo è il nostro obiettivo, la volontà della Giunta Cambino è proprio questo, insieme a quella dell'intero gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, e cioè quello di poter contribuire alla realizzazione di nuove attività, all'apertura appunto di nuovi punti vendita che possano anche dare risalto al nostro centro storico attraverso la vendita o il servizio di beni che siano anche tipici del nostro territorio. E quindi abbiamo dato come direttiva alla direzione seconda e quindi all'ingegnere Tomasella la direttiva appunto di impegnare la somma di 80.000 euro. Pertanto ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 8.000 euro e insieme all'altro bando Io compro Nisseno riteniamo che sono anche dei segnali molto positivi, perché ricordiamo anche il bando Io compro Nisseno vuole essere anche un'iniziativa, una sorta di iniezione di liquidità che arriva direttamente agli operatori attraverso la possibilità, dando così la possibilità ai cittadini che possono usufruire del voucher di acquistare presso i nostri punti vendita. Queste sono azioni concrete per il tessuto economico, secondo quelle che sono le capacità dell'ente.